Ciao a tutti, sono Ilaria Galletti, consigliera regionale della Regione Toscana. Oggi siamo qui con Alessandro e Antonio, che sono due rappresentanti del sindacato più rappresentativo del Corpo Forestale dello Stato, qui nella segreteria toscana. Siamo qui per parlare dell'articolo 7 del decreto Maria, del disegno di legge Maria, perché pare che presenti grosse problematiche riguardo il riaccorpamento del Corpo Forestale dello Stato. Ci diranno loro stessi quali sono i problemi principali. La delega che il governo sta per ricevere anche al Senato permetterà lo stesso di smembrare il Corpo Forestale dello Stato e di passare ad altre amministrazioni, in particolare accorparlo a un corpo di polizia che sempre più sembra essere l'arma dei carabinieri. E questa operazione, a nostro avviso, sarà deleteria per il cittadino e per l'ambiente, perché eliminerà dal territorio l'unico corpo di polizia che ha un baluardo della difesa sull'ambiente. E quando pur non essendo contrario a una riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato, abbiamo ritenuto sicuramente più idoneo e logico che questa riorganizzazione avvenisse tramite il passaggio alla Polizia di Stato, creando una specializzazione della stessa, come per intendersi già la Polizia Statale, la Polizia Postale, eccetera. Invece sembra che il governo abbia tutt'altra intenzione. Ripetiamo, siamo preoccupati non tanto per il nostro posto di lavoro, quanto per l'ambiente e per il futuro dei nostri figli. Chi difenderà l'ambiente? Chi risponderà in caso di una discarica abusiva, di un maltrattamento animale o di un taglio boschivo abusivo? Ecco, questo ci preoccupa, è questo che il cittadino deve sapere. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, in effetti l'articolo 7 del disegno di legge Maria non parla di smembramento per se stesso, anche se riporta l'unità dei presidi, l'unità del personale e il mantenimento dei presidi. Però noi andiamo a leggere tra le righe, non proprio tra le righe, ma un po' più giù di dove parla del Corpo Forestale, dove parla che il personale può transitare nella forza di polizia accorpante, che non sappiamo attualmente quale sia, anche se voi ci corridoio molto riconosciuto o altre pubbliche amministrazioni, altre sedi di pubblica amministrazione. Quindi in se stesso si parla di smembramento. Quindi avete sentito, il Movimento 5 Stelle è sempre dalla parte del cittadino e dell'ambiente. Il Corpo Forestale dello Stato, per bocca di questi due esponenti, ci ha detto quali sono le problematiche di questo articolo e di questo disegno di legge. Quindi, noi cosa cerchiamo di fare? Noi come capofila della Toscana cerchiamo di farci promotori di questa mozione che presenteremo oggi stesso in Consiglio, in cui chiederemo alla Giunta e al Presidente Rossi di impegnarsi nella conferenza Stato-Regioni per proporre delle modifiche a questo articolo di legge che permettano al Corpo Forestale dello Stato di continuare a rimanere a fianco dei cittadini, a tutela dell'ambiente e soprattutto che possa continuare il lavoro come ha fatto fino ad oggi.